DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Leggi la prima frase e dimmi quali sono gli aggettivi. Su, avanti, sottolineiamo tutti insieme gli aggettivi. Coraggio, leggi la frase. Vuoi leggere la frase, Ishan? Lettere stanno ballando. La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente e fa parte dei disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento, in breve DSA. L'Associazione Italiana Dislessia ha promosso la prima edizione della Settimana Nazionale della Dislessia con ben 600 iniziative sull'intero territorio nazionale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica. L'AID ha fortemente voluto l'istituzione in Italia della Settimana Nazionale per sensibilizzare la gente su un disturbo che per molti è ancora un tabù. In collaborazione con il liceo Imbriani ad Avellino è stato organizzato un corso di formazione dal titolo DSA, metodologie e strategie didattiche per il successo formativo. Dai lavori è emerso che in provincia di Avellino uno dei maggiori punti di criticità è quello relativo alla diagnosi e alla certificazione. Nelle scuole irpine il numero complessivo degli alunni con DSA risulta essere pari allo 0,59% per la primaria, 1,3% per la secondaria di primo grado e dello 0,73% per la scuola secondaria di secondo grado, numeri molto al di sotto della media nazionale, e ciò significa che molti alunni con DSA non sono ancora stati identificati. Questo conferma quanto è importante l'impegno dell'Associazione Italiana Dislessia, che attraverso la Settimana Nazionale ha voluto riaffermare il proprio impegno ad affrontare nuove sfide, mettendo in campo tutte le azioni utili per chi è affetto da dislessia. La dislessia, come detto all'inizio, è una difficoltà, quindi non parliamo di malattia, un problema che l'Associazione Italiana Dislessia combatte cooperando con le istituzioni e con i servizi che si occupano dello sviluppo e dell'educazione dei bambini e dei ragazzi. Gli obiettivi principali dell'Associazione sono sensibilizzare il mondo professionale, scolastico e la pubblica opinione, promuovere ricerca e formazione nei diversi ambiti di intervento, servizi sanitari, riabilitativi e scuola, offrire agli utenti un punto di riferimento certo e qualificato per avere informazioni e aiuti per assistenza e consulenza. È indispensabile porre al centro dell'azione la scuola, l'alunno ed il suo itinerario di formazione personale di apprendimento. Dottore, cominciamo dal principio. Cos'è la dislessia? Dislessia è uno dei disturbi specifici dell'apprendimento. Come si manifesta? Si manifesta in bambini intelligenza normale, però che con l'ingresso alla scuola primaria cominciano a manifestare difficoltà nell'apprendimento della lettura. E alla fine della seconda primaria siamo in grado di porre una diagnosi. E quali sono i sintomi che possono allarmare rispetto a un possibile disturbo specifico dell'apprendimento? Una eccessiva lentezza nella lettura, quindi con un dispendio enorme di risorse proprio attentive e cognitive per poter leggere, e una lettura caratterizzata anche da molti errori, con omissioni di lettere, sostituzioni di lettere. Questo che cosa implica? Che se non c'è un'adeguata decodifica di ciò che si sta leggendo, e soprattutto se c'è un eccessivo impegno di risorse attentive per leggere, potrebbe esserci anche una difficoltà nella comprensione di ciò che si sta leggendo. Oltre alla dislessia fanno parte dei disturbi specifici dell'apprendimento la disortografia, che si manifestano con difficoltà, con errori disortografici appunto nella scrittura, e la discalculia, si manifesta con difficoltà nel leggere e scrivere numeri, nel fare rapidamente
rapidamente i calcoli a mente, nel ricordare rapidamente le tabelline o ancora, per esempio, nel applicare le giuste procedure alle operazioni che i bambini vengono proposte. Che hai scritto, Sean? Stiamo studiando inglese. Table si scrive T-A-B-L-E, non T-A-B-I-L. E l'articolo? Invece di T-H-E hai scritto D. Che cos'hai? Anche in questo caso, come in tanti altri, pur non trattandosi giustamente di una malattia, è necessaria però la diagnosi precoce. Cosa deve fare per prima cosa un genitore? Che cosa deve fare un genitore? Ma che cosa deve fare anche la scuola? Perché anche la scuola ovviamente può... Sì, subito prima anche, nel senso che è ovvio che è proprio l'entrata nella scuola che i bambini cominciano a manifestare queste difficoltà. Quindi l'insegnante, se vede che questo bambino rimane indietro rispetto agli altri nell'automatizzazione della lettura, che commette degli errori, deve a quel punto, la legge prevede proprio questo, avviare, questo soprattutto per la scuola primaria, avviare un programma di potenziamento, cioè fare in modo attraverso dei training specifici di cercare di recuperare questa difficoltà. Nel caso in cui ci dovesse essere una resistenza, no? Quindi di questa difficoltà anche dopo il potenziamento, la scuola deve avvisare la famiglia e la famiglia a quel punto deve rivolgersi ai servizi oppure a dei team privati autorizzati per effettuare una valutazione e laddove realmente ci dovesse essere la presenza di un disturbo poi va certificato e quindi la certificazione va presentata a scuola. Ci possono essere anche degli altri indici che ci permettono di individuare un possibile rischio di DSA anche alla scuola dell'infanzia, parliamo però di rischio. In particolare vanno osservati, monitorati nel tempo i bambini che hanno avuto difficoltà nello sviluppo del linguaggio, quei bambini che per esempio non riescono a scandire bene i suoni quando parlano e confondono alcune lettere, eccetera, e bambini che per esempio alla scuola dell'infanzia non riescono a fare quei giochini metafonologici come riconoscimento di rima, della sillaba iniziale che solitamente si fanno. Allora questi bambini, già che si è visto che ci può essere una correlazione tra un pregresso disturbo del linguaggio e un possibile sviluppo della dislessia, poi successivamente vanno in qualche modo monitorati per capire se poi questa difficoltà scompare oppure se poi si traduce successivamente in un reale disturbo. Una diagnosi fatta in ritardo che cosa può comportare? Una diagnosi fatta in ritardo può comportare varie cose. Innanzitutto l'alunno non riesce a dare una risposta al perché praticamente lui ha queste difficoltà di fronte a dei compiti che invece i compagni riescono a svolgere rapidamente. E soprattutto se gli insegnanti o la stessa famiglia ritengono, proprio perché questi disturbi si manifestano in bambini intelligenti, che questo sia solo legato a pigrizia, a svogliatezza da parte del bambino, e il bambino può finire per convincersi che realmente è colpa sua e quindi può vivere in maniera frustrante questa esperienza. Poi ovviamente se non individuato in maniera precoce, l'intervento adeguato da parte della scuola o anche da parte per esempio della riabilitazione ovviamente non avviene in tempi giusti e quindi a scuola sto bambino continuerà ad avere difficoltà e non riuscirà a darsi spiegazioni rispetto a quello che succede e dall'altro semmai anche continui rimproveri da parte degli insegnanti perché nonostante gli sforzi che lui mette in atto comunque non riesce a stare al passo degli altri compagni. Come può aiutare la scuola questi bambini una volta che è stata effettuata la diagnosi e si accerta che il piccolo ha problemi di dislessia? Allora, la legge 170 dà delle indicazioni precise. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, però anche i tecnici della sanità devono dare un contributo alla scuola affinché si possa individuare il giusto intervento. Cioè, la sanità deve
dare un profilo di funzionamento molto dettagliato di quel bambino, quindi deve refertare in maniera precisa quelli che sono i punti di forza, le debolezze di quel bambino, in maniera tale che poi la scuola sa di preciso come intervenire per aiutare al meglio il bambino stesso. La legge prevede che comunque vengano messi in campo delle misure compensative o dispensative, e poi a seconda del profilo appunto presentato da quel bambino si vanno a individuare quelle che sono le strategie, gli interventi più adeguati, uno per tutti. Di fronte ad una difficoltà importante della decodifica, per cui l'alunno si stanca molto, non riesce a ricordare bene, a comprendere bene ciò che legge, può essere utilizzato come misura compensativa quello del libro in formato digitale, che praticamente viene letto da una sintesi vocale, quindi l'apprendimento passa attraverso il canale uditivo, e quindi alcuni bambini possono avere dei vantaggi importanti attraverso l'apprendimento d'ascolto, perché bypassano quello che è la loro difficoltà. Quindi magari in questi casi sarebbe anche opportuno fare un maggiore ricorso alla LIM, la lavagna più moderna, magari anche il tablet può dare una mano ai bambini in questo senso. Allora, la LIM in particolare, la sua natura multimediale, in effetti può essere estremamente utile per la progettazione delle lezioni per tutta la classe. E in particolare, poiché utilizza diversi canali di comunicazione, ben si presta ad adattare e riorganizzare quelli che sono i materiali di studio in funzione della diversa modalità di apprendimento di tutti gli alunni, e quindi ovviamente anche della modalità di apprendimento degli alunni con DSA. Per cui può risultare molto efficace se inserito nell'ambito di una metodologia di precise strategie didattiche per favorire l'apprendimento degli alunni con DSA in funzione di quello che è il proprio stile di apprendimento. Parliamo di un disturbo in aumento? Allora, assolutamente no, cioè, nel senso che l'incidenza rimane sempre la stessa. Noi sappiamo da studi, ce n'è stato proprio l'ultimo insomma, che verrà pubblicato tra non molto, sappiamo quelli che sono i dati dell'incidenza della dislessia, che si attesta intorno al 3,5-4% in Italia. Quindi che significa? Che nella scuola italiana praticamente devono essere individuati il 4% di bambini dislessici, perché sappiamo che quella è l'incidenza. È chiaro che presso la scuola adesso, dopo la legge 170, c'è un aumento di certificazioni presentate, ma questo non perché stiano aumentando gli alunni dislessici, ma semplicemente perché si stanno individuando con maggiore precisione, e quindi dobbiamo raggiungere quel 4% che è l'incidenza, ma attualmente a livello nazionale presso la scuola, da dati del MIUR, sono state presentate nell'anno scolastico 2014-2015 praticamente delle certificazioni corrispondono al 2% della popolazione scolastica. Questo che significa? Che c'è ancora un 2% di sommerso, cioè di bambini che non sono stati individuati. Va anche detto per correttezza che c'è sul territorio nazionale un'estrema disomogeneità, cioè in alcune regioni praticamente la percentuale di bambini individuati come dislessici si attesta intorno al 4%, anche un po' di più. In altre regioni, e purtroppo molte di queste regioni sono al sud, e anche la nostra provincia insomma praticamente in linea con questi dati, e siamo allo 0,9% di certificazioni presentate. Quindi significa che c'è ancora tantissimo sommerso. Un dato per tutti: nella provincia di Avellino, dai dati sempre che ci sono stati forniti dal MIUR, alla scuola secondo e secondo grado, a fronte del 4% di certificazioni che dovrebbero essere presenti, siamo allo 0,4%. Magari perché questo è purtroppo anche giusto sottolinearlo, avviene perché c'è ignoranza da parte di chi pensa che un figlio dislessico possa essere un problema verso gli altri. C'è anche da dire che soprattutto nelle scuole elementari i bambini sono un po' cattivelli, quindi come facciamo poi per evitare che il dislessico venga isolato?
Allora, la legge, i decreti, l'ultimo insomma, quello sulla direttiva dei BES, eccetera, prevede che la didattica sia una didattica inclusiva, dove non è che ci devono essere delle cose praticamente che solo alcuni alunni, no, alcune strategie devono essere utilizzate solo da alcuni alunni, eccetera. Cioè, ogni alunno deve poter utilizzare quelle che sono le strategie più funzionali al suo profilo di funzionamento. Quindi significa che bisogna passare da una didattica che è basata da una didattica standard, diciamo così, a una didattica personalizzata, individualizzata, come previsto dalla legge, dalla norma. Quindi questo significa che ogni alunno avrà praticamente le sue strategie, la sua didattica personalizzata, individualizzata. A quel punto non ci sono, come dire, diversità. Cosa dire dunque ai genitori che magari affrontano questa cosa in maniera completamente diversa, hanno un approccio psicologico pesante verso la dislessia? Allora, diciamo che anche da parte dei genitori c'è una sensibilità diversa adesso. Molto spesso sono proprio i genitori, insomma, che riescono a individuare queste difficoltà, anche quando la scuola dice no, ma non si preoccupi, passerà, eccetera, poi sono loro che si rivolgono ai servizi e quindi molti obiettivamente hanno un atteggiamento corretto nei confronti di questo. Però poi c'è anche chi vede come questa difficoltà, questo disturbo come un qualcosa da evitare assolutamente, però a queste persone, a questi genitori va detto che bisogna fare gli interessi del bambino, del proprio figlio, e per aiutarlo non bisogna spaventarsi, bisogna, come dicevo prima, semplicemente trovare quella che è la strategia didattica più adeguata per quel bambino e per metterlo poi nelle condizioni di poter apprendere come tutti gli altri. Altri secondo quello che è il proprio, diciamo, stile di funzionamento. Il sostantivo è un nome, il pronome si usa al posto del nome, l'aggettivo descrive il nome, il verbo descrive l'azione di un nome, l'avverbio descrive l'azione di un verbo, la congiunzione unisce due frasi, la preposizione descrive la relazione tra un nome e un pronome, e un'interiezione è una parola usata per esprimere sensazioni. Ha afferrato, signori Shan Nankishor Awasti. I dati che sono venuti fuori dal corso mettono in evidenza che nella nostra provincia sono tanti gli alunni dislessici che però non sono stati ancora identificati, e questo non consente loro di beneficiare di quei diritti riconosciuti dalla legge 170 del 2010, che stabilisce nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, affida alla scuola un ruolo attivo, propositivo e di grande responsabilità. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare previa apposita comunicazione alle famiglie interessate interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. Le stesse linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti attribuiscono un ruolo rilevante alle competenze osservative dei docenti per un'individuazione delle prestazioni atipiche che gli alunni evidenziano nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo, quali lettura, scrittura e calcolo. Si pone pertanto anche nell'ambito universitario la necessità di interventi idonei a individuare i casi sospetti di DSA negli studenti, come per tutti gli altri gradi di scuola. Al riguardo vi sono state già vari atenei delle esperienze di utilizzo di strumenti di screening sotto forma di questionari specifici, il cui esito non è comunque una diagnosi, ma solo l'evidenziare di una difficoltà. A tal proposito, per le scuole, l'Associazione Italiana Dislessia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, ha proposto il progetto Dislessia Amica, un progetto di formazione e learning volto a rendere la scuola italiana effettivamente inclusiva per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento. Dottoressa Capuano, come e perché nasce il progetto Dislessia Amica? Il progetto Dislessia Amica nasce dalla volontà di AID, d'intesa con il MIUR, il finanziamento di Fondazione TIM, per estendere un buon modello di competenze alle scuole, quindi come le scuole possono essere amiche della dislessia. E quali competenze le scuole, non solo i singoli docenti, ma proprio le scuole intese come comunità inclusive, debbano possedere per orientare l'azione didattica, valutativa, osservativa nei confronti degli alunni con DSA e di tutti gli alunni.
Qual è stata fino a questo momento appunto la risposta da parte delle scuole? La risposta da parte delle scuole è stata ottima, direi. L'intento era quello di estendere la formazione al 30% delle scuole italiane e le scuole hanno risposto con una massiccia adesione. Il progetto ha avuto una prima fase di ricercazione svolto all'interno delle singole istituzioni scolastiche in alcune regioni pilota e successivamente a questa fase sperimentale si è affiancata una fase di realizzazione di indicazioni operative che probabilmente saranno pubblicate, che sono una raccolta di indicazioni strategiche proprio per le scuole, per i docenti, per il sistema, e una terza fase che è quella dell'estensione della formazione in piattaforma attraverso una piattaforma e-learning che coinvolga la maggior parte delle scuole italiane. Se la scuola risponde perché evidentemente a monte c'è una precisa domanda. Certo, la domanda c'è e cresce. È una domanda da parte dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, delle famiglie, ma da parte anche dei docenti che riscontrano delle atipie rispetto ai normali processi di apprendimento. Il progetto Dislessia Amica mira proprio a questo, cioè a far acquisire alle scuole, al sistema delle competenze. Innanzitutto delle competenze di tipo gestionale ed amministrativo, quindi la scuola come sistema, come deve orientarsi nei confronti dell'accoglienza, della diversità e quindi attraverso dei protocolli di accoglienza, delle azioni di sensibilizzazione. Un secondo momento che riguarda le competenze osservative proprio della scuola, dei docenti, e quindi che cosa e come andare a osservare, quali atipie sono importanti per accendere quei campanelli d'allarme in modo che la scuola possa attivare la famiglia. Il terzo modulo è appunto sulle competenze metodologiche didattiche, quindi come intervenire nella didattica e soprattutto non sia una didattica escludente, ma che sia una didattica inclusiva, quindi che includa la diversità all'interno di un sistema unico. Il quarto modulo, la quarta competenza necessaria è appunto una competenza di tipo valutativa, quindi saper valutare gli alunni. Noi oggi parliamo di valutazione formativa, cioè una valutazione che sia per l'apprendimento e non dell'apprendimento, dove anche l'errore assume una forte valenza pedagogica, quindi deve essere fortemente rivalutato in un'ottica appunto di benessere scolastico di tutti gli alunni e in particolar modo degli alunni con DSA, quindi con disturbo specifico dell'apprendimento. La prima cosa da fare innanzitutto è l'accoglienza, quindi l'appoggio, ecco, il bambino deve sapere, il bambino e il ragazzo, perché non dimentichiamo che molto spesso addirittura all'università si scopre di essere DSA, deve sapere di avere intorno a sé un ambiente protettivo, quindi un ambiente che accoglie questa difficoltà e che lo supporta quindi a superare e a compensare, ecco, la propria difficoltà. Deve sapere che c'è un adulto capace di tirar fuori delle forze e che quindi capace di orientare un percorso verso il successo e non verso l'insuccesso. Dottoressa, la dislessia non è assolutamente una malattia, questo è giusto sottolinearlo, è una difficoltà, eppure ci sono famiglie che se hanno questo problema tendono purtroppo a nasconderlo a danno soprattutto del ragazzino. Sì, molto spesso DSA viene visto come un'etichetta dal punto di vista sociale e naturalmente per fare in modo che ciò non avvenga più, perché appunto è una caratteristica di ciascun individuo, occorre una corretta formazione, una corretta informazione quindi alle famiglie, alle scuole, affinché si capisca che ciascuno di noi è diverso dall'altro, ciascuno di noi ha delle caratteristiche e non per questo debba essere colpevolizzato o emarginato all'interno di una comunità, che può essere quella scolastica o quella sociale. Eppure purtroppo l'emarginazione ancora oggi avviene. Sì, però posso dire che il compito di AID è proprio questo, cioè quello di diffondere anche attraverso, ecco, questo progetto Dislessia Amica, questa formazione, è quello di diffondere buone pratiche,
dal punto di vista non solo dell'accoglienza, ma anche dal punto di vista metodologico e didattico. Facciamo un esempio, no? Uno strumento compensativo, tipo il computer, può essere uno strumento di esclusione qualora venga utilizzato solo ed esclusivamente per quell'alunno in quella determinata classe. Se invece lo strumento compensativo rientra nell'ottica della didattica quotidiana, allora quello strumento diventa uno strumento di inclusione, di crescita, di competenze all'interno della classe e di competenze per il singolo alunno. Il corso organizzato dall'AID è stato rivolto soprattutto alla formazione dei docenti della scuola secondaria di secondo grado, perché è proprio nella scuola che occorre creare ambienti che favoriscono l'apprendimento, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di tutti gli alunni, in particolare quelli con DSA. I bambini con DSA compiono errori come confondere le lettere, invertirne l'ordine oppure saltarne alcune, sia in lettura che in scrittura. A volte difficoltà simili sono presenti anche nella lettura e nella scrittura dei numeri. Anche dopo gli anni delle elementari i ragazzi continuano a commettere errori nella lettura e nella scrittura e rimangono lettori molto lenti. Queste difficoltà possono ridurre la comprensione del testo scritto, a scuola non riescono a copiare correttamente le informazioni scritte sulla lavagna e a prendere nota delle istruzioni impartite oralmente. Faticano a scrivere velocemente, sotto dettature, a ritrovare in tempi rapidi un'informazione all'interno di un testo. Inoltre, le persone con DSA hanno maggiori difficoltà nel memorizzare e recuperare rapidamente informazioni in sequenza come l'alfabeto, le tabelline, i giorni della settimana e i mesi dell'anno. Alcuni ragazzi con DSA hanno difficoltà a collocare temporalmente gli avvenimenti o hanno problemi a riconoscere destra e sinistra, disegnano male e sono poco coordinati. Altri sono abili in queste attività e mostrano invece difficoltà in compiti che richiedono un uso raffinato del linguaggio, come raccontare storie complesse, creare delle rime o capire le metafore. In molti casi i tempi di concentrazione si riducono anche per la fatica necessaria per leggere e scrivere e possono essere presenti problemi di attenzione o iperattività. L'insieme di queste difficoltà fanno sì che il ragazzo negli anni della scuola una difficoltà costante, si sente diverso dagli altri, spesso pensa di essere stupido, di non poter mai arrivare a superare le proprie difficoltà. Lei nel suo intervento si è rivolta ad una platea di insegnanti, sicuramente gli interlocutori più importanti quando si parla di dislessia. La scuola infatti cosa deve fare? La scuola deve prendere in carico la situazione di difficoltà che viene declinata dal tecnico e riuscire a pensare a un processo, un percorso perché l'alunno che ha quelle caratteristiche possa arrivare al successo scolastico. Il successo scolastico è la garanzia dell'adempimento dell'obbligo scolastico, ma anche di quella che è il presupposto per una vita futura lavorativa. L'insegnante dovrebbe arrivarci in alcuni casi anche prima del genitore, perché poi è proprio nella scuola, nei primi anni della scuola che si manifestano queste difficoltà. Sì, il tecnico di riferimento è sicuramente l'insegnante e questa difficoltà emerge proprio nel momento in cui si chiede la prestazione su apprendimento e un apprendimento che deve essere normalmente è anche veloce ed è proprio in quel momento che il confronto con i pari delinea i bambini o i ragazzi, dipende in che momento esplode questa difficoltà, come bisognosi di un qualcosa che non è stato prima evidenziato. Sicuramente sì, l'insegnante ha questo dovere che fa parte della propria professionalità. Quali sono le caratteristiche del bambino dislessico verso le quali porre attenzione per capire che potrebbe esserci un problema di questo genere? Ecco, anche senza pensare alla prestazione, un bambino che non viene a scuola volentieri, un bambino che si trova in un contesto sociale normale, se non viene a scuola volentieri c'è una domanda da farsi, scoprire il perché un bambino non ha piacere ad imparare ed è un piacere che è comune all'umanità intera, per cui già da questo presupposto che può sembrare anche un po' lontano dalla dislessia, ma ci si deve interrogare cosa c'è che non va. Anche perché dislessia non vuol dire avere solo difficoltà nella scrittura o nella lettura. Ecco, la dislessia in generale la parola fa riferimento a lettura e scrittura, ma abbiamo la disortografia, difficoltà a scrivere in modo corretto, a decodificare in modo corretto i simboli con i suoni, difficoltà a gestire i numeri e difficoltà a scrivere bene, no? Ecco, ci sono dei bambini che scrivono male, ma scrivono male perché non riescono a scrivere bene. Se vogliamo esagerare potrebbe esserci una disprassia, ma non è necessario che sia così incisiva la difficoltà. A volte questo automatismo di aver imparato come
articolare con la penna le lettere implica uno sforzo cognitivo che normalmente non ci deve più essere, e quindi sì, ci sono altre difficoltà. C'è da fare una distinzione rispetto a quello che deve essere l'approccio dell'insegnante verso il bambino e quello che deve essere invece l'approccio del genitore verso il figlio? Beh, l'approccio dell'insegnante è quello del tecnico, quindi la competenza nel, non dico risolvere la difficoltà perché non si risolve, ma si accompagna a un superamento, comunque una compensazione è una consapevolezza. Il genitore deve comunque fare una parte importante, che è quella di supportare questo percorso. Ovviamente ogni genitore porta con sé una carica emotiva, una carica emozionale personale, che deve essere comunque sempre di accettazione del figlio, che si trova un po' diverso da quello che aveva pensato avere in casa, ma che è quel tesorino lì che ha una difficoltà a prendere dei bei voti, per esempio, che invece altri non hanno difficoltà. Ecco, in questi casi poi ci può essere addirittura un isolamento anche da parte dei compagni di classe, ma è lo stesso bambino ad allontanarsi, tra virgolette, dal gruppo? No, non direi esattamente, il bambino non si isola automaticamente dal gruppo, qui potrebbe esserci una gestione del gruppo difficile, no? Sì, questo sicuramente, ma i bambini sono in grado di riconoscere diversi, quindi l'adulto presente farà leva sulla capacità del bambino di identificare le diversità per accettare le diversità di tutti e quindi non isolare. Direi che no, questo non, automaticamente non accade, accade quello che invece sì, è due tipiche reazioni. Sono quelle dell'essere fattore di disturbo o essere fattore di non presenza, vale a dire dormire sul banco, che sono due risposte che il cervello dà per sopravvivere a una situazione di stress e di ansia, o fare in modo di essere accuditi, quindi disturbare, chiedere l'attenzione dell'adulto, oppure quella di isolarsi in una depressione che diventa vorrei non essere qui, di nascondimento, però nient'altro di più. Sono stati fatti sicuramente nel corso di questi anni tanti passi in avanti, ma cosa bisogna ancora fare? Passi in avanti rispetto alla ricerca, sì, perché sempre un po' di più scopriamo come funzioniamo a livello cerebrale. Quello che bisogna fare in più è avere una conoscenza di come gestire queste difficoltà, e diciamo che non è buon senso, qui il buon senso non aiuta, bisogna avere una conoscenza specifica delle caratteristiche e avere la motivazione di volerle superare in quel bambino, e poi la didattica e l'operatività dell'insegnante farà sicuramente qualcosa in positivo. Naturalmente la formazione diventa un punto di riferimento obbligatorio. La didattica moderna quanto vale? Ovviamente mi riferisco alle LIM, ai PC, ai tablet, che andrebbero forse più utilizzati nelle scuole. Beh, questa non è proprio una didattica moderna, è una didattica condotta con gli strumenti moderni. Libertà va cercando, cioè quello che conta è sempre pensare che dobbiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi di essere degli uomini di un domani ed essere uomini completi, quindi in grado di gestire le tecnologie, e se queste tecnologie si possono utilizzare già da subito e possono essere molto utili, e lo sono naturalmente, facciamole diventare uno strumento di normale utilizzo, insomma. Lei da insegnante che consiglio infine si sente di dare ai genitori? Rispetto alla problematica, perché purtroppo ci sono anche genitori che magari si accorgono che il proprio figlio ha delle difficoltà e tendono addirittura a nasconderlo. Sì, certamente, ecco, in questo non volere il bene di un figlio è quello di vederlo realizzato. Posso farvi questo esempio: quando decidiamo a livello di consiglio di classe di comunicare a una famiglia, quindi la convocazione su entrambi, con entrambi i genitori, per dire abbiamo un sospetto che vostro figlio, insomma, arrivare a dire no in modo molto delicato, ma che abbiamo il sospetto che ci sia una possibilità di disturbo, io dico: guardate, noi non vogliamo rovinarvelo, però la didattica senza l'accompagnamento delle caratteristiche specifiche diventa una didattica che ve lo rovina. Io non voglio rovinare il vostro figlio, ho bisogno di essere sicura di poter fare un buon lavoro, voi ditemi bene com'è e io sarò la migliore per lui. Il ruolo degli insegnanti è dunque importantissimo, se non fondamentale, ma per una scuola effettivamente inclusiva, all'interno della stessa è necessaria la collaborazione di tutti, altrimenti solidarietà, inclusione e leggi in merito rischiano di restare belle parole e buoni propositi. Ragazzi, oggi vi voglio raccontare una favola. Sì! È la storia di un bambino.
C'era questo bambino, non chiedetemi dove, che non riusciva a leggere e a scrivere. Faticava tanto a imparare, non riusciva a ricordare niente, neanche che la Y viene dopo la X. L'alfabeto era il suo nemico, le lettere gli ballavano davanti agli occhi e gli davano così fastidio che lui si stancava a leggere e a scrivere. A chi poteva raccontare tutto questo? La sua testa era piena zeppa di nozioni, ma da dove partire lui non lo sapeva, l'alfabeto ballava sempre. Un bel giorno fu bocciato. Stava male per le sue difficoltà. Tutti lo chiamavano asino sciocco, ma lui sopportava tutto questo con molto coraggio. Quando una mattina tirò fuori il suo vero talento. La sua teoria gli aprì le porte del mondo. Capito? Capito di chi parlo? Albert Einstein! Giusto, Rajan. Albert Einstein, un genio, un grande scienziato. Con la sua teoria della relatività ha rivoluzionato il mondo. Col moto browniano e l'effetto fotoelettrico ha vinto il premio Nobel nel 1921. Imbriani praticamente si mette a disposizione della dislessia, in che modo? Ma aprendo sicuramente, come dire, un piano di relazioni, di collaborazione, anzi direi di cooperazione, perché è indicativo di maggiore sistematicità, di maggiore continuità. Non solo perché la legge lo richiede, ma pensiamo soprattutto che sia una questione di sensibilità verso la persona umana. Nella sua scuola ovviamente anche gli insegnanti si approcciano a questo tipo di difficoltà che solitamente, come ci spiegava prima il dottore, emerge alle scuole elementari. Però per quanto riguarda le scuole superiori? Per quanto riguarda la scuola superiore c'è molta sensibilità, posso testimoniare, è il caso di dire, la scuola che dirigo, e quindi delle testimonianze sono forti, perché noi ci siamo mossi realizzando il PAI cosiddetto, il piano annuale di inclusione, abbiamo delle figure di riferimento all'interno e anche un impegno sistematico di grossa, dicevo prima, cooperazione con le famiglie, con un esperto interno, psicologo, che ci dà anche, come dire, accompagna le azioni. Insomma, cerchiamo di fare ricercazione per ottimizzare, ma credo che poi fondamentale sia la formazione. La testimonianza e l'incontro di oggi ricco, ecco, di docenti, di professionisti dell'educazione, della formazione. Scontra collaborazione da parte delle famiglie o quando ci sono dei problemi ci si tende sempre a chiudere, a nascondersi addirittura delle volte? Io credo che è sempre come viene approcciata la famiglia. Se la famiglia viene approcciata empaticamente, ci si mette nei panni dell'altro, mi pare dall'esperienza che la famiglia risponda positivamente. Se invece ci si pone forse con una chiusura, una non attenzione, credo che in questi casi sia automatico il chiudersi a riccio e quindi a non collaborare. Quindi è l'approccio che è fondamentale. Far intendere dall'esperienza di tutti i giorni che c'è la volontà di risolvere insieme ed aiutare un soggetto con qualche problematica. C'è solidarietà da parte dei ragazzi verso i compagni con difficoltà? Credo proprio di sì. Lo vediamo sposto anche il ragionamento sia per i diversamente abili sia per coloro con disturbi specifici dell'apprendimento. Spesso vedo gruppi che sono così sensibili, formano proprio delle reti di aiuto, di accompagnamento e non fanno sentire il problema all'altro, anche perché a loro forse viene anche più naturale il fatto anche di vivere nella comunità classe e quindi viene naturale lavorare insieme. È molto difettente. Fera, impossibile. DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Thank you.